No, siamo partiti bene, abbiamo fatto un ritiro, abbiamo caricato parecchio, il mister ci ha fatto lavorare tanto e stiamo adesso piano piano smaltendo un po' i carichi, avremo un po' le gambe imballate come ogni fine ritiro quando capita. La squadra è vogliosa e determinata, soprattutto ha voglia di riprendersi quei piccoli punti lasciati in giro nel giro che è andata. L'obiettivo rimane quello prefissato all'inizio stagione, che è quello comunque di raggiungere il prima possibile la salvezza. Poi dopo sarei poco professionale nel augurarmi di fare meno 30 punti. Sicuramente vogliamo augurarci di fare almeno altri 30 punti, il minimo, l'obiettivo minimo da fare per raggiungere poi magari un qualcosa di più che può garantire a tutta la città e anche a noi, soprattutto alla società, un traguardo storico. Beh, Catania secondo me è stata la squadra che nella fase offensiva è quella che ha espresso maggiore qualità, secondo me, perché ha giocatori da Martigno, a Rosina, a Calaiò, giocatori che esprimono bene la tecnica che hanno e hanno comunque, sono capaci di capitalizzare le azioni. Poi sicuramente nel giro di andata hanno avuto delle difficoltà. È una squadra da stare attenti, da non abbassare minimamente l'attenzione perché sennò poi dopo ti puniscono. Il Catania è un cantiere aperto, non si sta capendo molto gli acquisti che stanno facendo, chi arriva, chi parte, chi rinnova, chi vuole andare via dalla città, l'allenatore nuovo, quindi avrà avuto questo periodo invernale per capire in che maniera mettere giù la squadra. Noi ci aspettiamo una squadra senz'altro che vuole fare dei punti per cercare di scavalcare un po' di posizione in classifica, e noi ovviamente cercheremo di lasciarla più nel baratro possibile.